in Italia siamo ancora purtroppo indietro. Io cito sempre un dato che è abbastanza riconosciuto, che dice che in Italia fatti 100 i pagamenti delle famiglie, ciò che oggi transita da strumenti di pagamento digitali, possono essere carte di credito, di debito, cellulare o altro, è più o meno un 17-18%, forse l'anno scorso è salito al 19%. La media europea di questo numero dei grandi paesi europei è 34-35-36%, l'Inghilterra è sopra il 60%, i paesi scandinavi sono sopra il 70-80%. Qui c'è un tema ovviamente di costo della gestione del denaro cash, ma ovviamente i benefici vanno al di là del risparmio di qualche miliardo di euro, che peraltro non farebbe male al sistema Italia. Stiamo parlando di sicurezza delle transazioni, non c'è nessun dubbio che le transazioni elettroniche sono più sicure, stiamo parlando di semplicità delle transazioni, stiamo parlando di rendere possibile l'e-commerce, stiamo parlando di sviluppo e produttività delle aziende, del commercio, stiamo parlando di sviluppo della pubblica amministrazione, no? Quindi questi sono elementi che sono rilevanti per la modernizzazione del paese, non soltanto per ridurre i costi della gestione del contante, che comunque sono rilevanti. Dicevo, l'Italia è indietro purtroppo, ma sta anche iniziando a recuperare bene, nel senso che il tasso di crescita in Italia negli ultimi 12 mesi è stato superiore alla media europea, questo è molto positivo. C'è tanta strada da fare, noi come azienda siamo molto impegnati anche con le istituzioni, non solo dal punto di vista commerciale nostro, per fare in modo che questa spinta, che questa accelerazione accada.